In un qualunque film la base sonora ha un'importanza notevolissima. Vediamo adesso di interessarci di questo problema. Come al solito, il brevissimo comunicato e poi iniziamo. Chi mi segue per la prima volta troverà alla fine di questo filmato utili indicazioni per imparare a usare LightWorks. Se fate una ricerca su Google o anche su YouTube e digitate appunto le parole chiave colonne sonore, voi trovate centinaia e centinaia di esempi che si riferiscono però ovviamente a colonne sonore di film importanti nei quali sono protetti dai diritti d'autore, quindi voi non potete assolutamente utilizzare questi brani sonori, benché suggestivi, interessanti e tutto quello che volete, nei vostri filmati. Il problema ovviamente si risolve se siete dei compositori. Naturalmente non tutti possono imparare a suonare, né tantomeno tutti sanno suonare qualche strumento, e quindi bisognerà arrangiarsi. Però non è necessario essere compositori. È sufficiente anche in alcuni casi particolari, come vedremo in questo specifico video tutorial, fare qualche base sonora interessante di qualche decina di secondi da inserire come sottofondo nei vostri filmati. Io vi suggerisco di scaricare questo programma che è gratuito, LMMS, che potete scaricare liberamente. C'è una notevolissima documentazione sull'utilizzo di questo programma. Basterà andare su Google e digitare le parole LMMS video tutorial italiano. Ve ne sono moltissimi di video tutorial e anche di tutorial semplici, estremamente pregevoli. Naturalmente questo non è un video tutorial per imparare a usare LMMS, tuttavia darò solo delle brevissime indicazioni per imparare subito a smanettare, a fare qualcosa. Quando aprite il programma compare una finestra di questo tipo, in effetti è più complessa, ho nascosto alcune parti. Comunque la parte più importante è il Song Editor e il Beat Bass Line Editor, che sono concetti apparentemente un po' strani, soprattutto per chi non sa suonare. Quello che vi dico semplicemente è di provare per vedere se l'avete installato correttamente. Non dovete fare nient'altro che cliccare qui sul pulsante I miei campioni e dagli strumenti Instruments selezionare questo Church Organ 4. Come si fa a vedere se funziona? Si preme il pulsante. E pertanto, se sentite il suono, vuol dire che l'avete installato correttamente e quindi potete continuare a seguire queste mie osservazioni. Altrimenti, se premendo questo pulsante col pulsante sinistro del mouse non sentite alcun suono, vuol dire che c'è qualche parametro nel vostro computer che dovete mettere a posto. Come vedete, io ho già creato una traccia audio, ma supponiamo che voi siate all'inizio e che questa traccia audio che vedete qui, che io ho creato poco prima di fare questo video tutorial, non ci sia. Non dovete fare nient'altro che cliccare su questo e trascinarlo qua dentro. Si aprirà automaticamente una barra. A questo punto non dovete fare nient'altro che fare doppio clic su questo primo elemento e comparirà automaticamente la tastiera che corrisponde alla tastiera. Chiudiamo qua per fare un po' di spazio. Ecco qua, corrisponde alla tastiera del vostro computer. Quando voi cliccate su questi tasti, come vedete, o col mouse oppure con la tastiera del computer, adesso premo il tasto Z per esempio, poi vado avanti, X, C, V e così via. Quindi, come vedete, se sentite, ripeto ancora una volta, se sentite questi suoni, vuol dire che avete installato correttamente il programma. Adesso vediamo di fare di memorizzare e qualche nota.
Giusto per chiarire che cosa si vuole ottenere, io ho creato un banalissimo progetto in cui ci sono queste tracce audio che, come vedete, sono state create con il programma e vedremo come farlo. Poi c'è un fermo immagine, un banalissimo filmato e un titolo. Vediamo che cosa ho ottenuto. È una scena thriller, diciamo così, relativamente spiritosa. State bene attenti. Ok, in pratica, che cosa io voglio suggerire con questo video tutorial? Creare un semplice ta-da, non quelle sequenze di suoni che tutto sommato sono sequenze di pochissime note che possono essere generate con estrema semplicità dai programmi come LLMS. Vediamo quindi come creare proprio quella sequenza di note che avete ascoltato, esattamente nella stessa sequenza, nella stessa modalità, nella stessa intensità che avete sentito. Allungate la finestra e usate la barra di scorrimento per fare in modo di andare nei pressi, diciamo così, della nota C5, che è questa qui. Le note che avete sentito nel dimostrativo sono queste. Questa, vedete, la evidenzio, e quest'altro tasto nero, che sarebbe questo. Pertanto la semplice ripetizione di questi due tasti può creare un effetto suggestivo. Vediamo adesso come sistemare queste note. Basterà creare, vedete che qui questa barra si evidenzia, basterà assicurarsi di aver premuto questo pulsante per quanto riguarda appunto la scrittura delle note, dopodiché posizionarsi sulla riga e premere il tasto del mouse in corrispondenza. Come vedete, la lunghezza della nota è piuttosto lunga, in effetti è un sedicesimo, questa è l'impostazione. Se è troppo fitta la rete si può intervenire sullo zoom, quindi andiamo sul 100%, e a questo punto diminuiamo la lunghezza della nota. Come si fa? Allora, anzitutto, cliccando sulla nota si può prendere e trascinare dove si vuole. Andando sull'estremità destra si tiene premuto il pulsante del mouse e si va al contrario, e a questo punto l'altra nota è questa. Quindi abbiamo queste due sequenze di note, e se facciamo andare il tasto play, vedremo queste due note che verranno ripetute all'infinito. Naturalmente, come possiamo fare per mettere un'altra sequenza? Possiamo cliccare qui e cliccare di nuovo qui e così via andando avanti, ma è molto più facile invece copiare andando nella modalità di selezione, si seleziona tutto, dopodiché si copia. Dopodiché si trascina il cursore all'inizio di dove vogliamo che venga copiato e a questo incollato, e a questo punto si fa incolla. Ecco fatto la nostra sequenza di note. Vediamo di farlo andare fin dall'inizio. Andiamo. Adesso, nell'esempio che vi ho fatto vedere prima, le stesse identiche note vengono ripetute però con una sequenza, con una durata inferiore, esattamente la metà. Quindi, per crearle si può fare così: si diminuisce la lunghezza esattamente a metà, qua si mette l'altra, qua si mette l'altra, qua si mette l'altra, per cui a questo punto si potrà o intervenire con un copia e incolla, oppure, visto che ci siamo, facciamo prima, continuiamo con questa piccola sequenza. Per andare avanti basterà trascinare la barra, mettiamone un'altra. L'ultima sequenza è molto più breve, come avete sentito, quindi si fa così, si clicca di nuovo, si fanno solo due quadratini. Nel mio caso particolare, ovviamente è semplicemente un demo, è semplicemente un'indicazione, e si ripete per quello che si vuole.
E fermiamoci qua. Diminuiamo allora lo zoom per fare in modo che sia tutto visibile all'interno della finestra ed ecco la nostra sequenza sonora. Naturalmente poi riprende dall'inizio. Come ricordate, alla fine ce n'era una che era piuttosto, alla fine le due note venivano suonate insieme fino alla fine. Possiamo farlo riprendere a partire, per esempio, da questo punto. Si può, basta cliccare, si posiziona il cursore, si fa suonare ed ecco l'effetto. Che sarebbe appunto il tada che si sente nei film thriller. Questa ovviamente è una sequenza estremamente brutta, non ho problemi a riconoscerlo, ma era semplicemente un inizio per creare delle sequenze in particolari filmati. Adesso vediamo come utilizzare questo filmato che abbiamo creato. Anzitutto progetto salva, però attenzione, salva questo progetto nel formato specifico di LMS, che ovviamente Lightworks non riconosce. Bisogna quindi esportare questa sequenza. Quando si va per esportarla, basterà selezionare basterà selezionare la cartella nella quale si vuole inserire, digitare il nome ed esportarlo nel formato WAV. Il formato WAV è perfettamente riconosciuto da Lightworks. Ed ecco infatti la cartella all'interno della quale ho messo tutti i file che ho utilizzato per creare questo video tutorial ed ecco la base sonora. Sono appena 3 megabyte, avrete notato nel progetto, tra un po' lo rivedremo, che il suono è stereo ed eccola qui la nostra base sonora. Prima di terminare questo brevissimo video tutorial, guardiamo le tracce video. Come si può notare qua all'inizio, si vede che le note sono piuttosto distanziate, poi dopo si fanno sempre più frequenti fino a diventare frenetiche e alla fine c'è questo tratto in cui ci sono le due note prolungate. Naturalmente voi potete realizzare tante prove. Vi accorgerete che è estremamente semplice creare basi sonore con 3-4 note. Io ne ho fatte addirittura con solo due note, con quell'effetto particolare dell'organo, chiaramente, però ci sono decine di altri strumenti, batterie, eccetera, che potrete imparare a usare. Vi consiglio quindi di esaminare i numerosissimi video tutorial in italiano, estremamente chiari. E vi consiglio di fare le vostre prove per inserirli nei vostri filmati. Bene, vi saluto sulle note di questa banalità, se vogliamo, e mi auguro di rivedervi al prossimo video tutorial. Su YouTube sono disponibili due canali che contengono esclusivamente video tutorial per il programma Lightworks. Tutti i video tutorial dovrebbero essere considerati come dei veri e propri video corsi che propongono esempi di utilizzo via via crescenti e complessi. Se pertanto qualche argomento non risulta chiaro, probabilmente perché non avete visionato uno o più dei tutorial precedenti che contengono gli argomenti per voi poco comprensibili. Dei due canali, il primo, iniziato nel febbraio 2016, raggruppa tutti i video tutorial realizzati con la versione free di Lightworks. Il secondo, disponibile da giugno 2016, rappresenta invece la riedizione, ovviamente riveduta e ampliata, di tutti i video tutorial pubblicati in precedenza.
Tutti i progetti descritti in questo canale Pro sono stati creati usando appunto la versione Pro di Lightworks, ma nella quasi totalità dei casi possono essere riprodotti anche avendo a disposizione la sola versione Free. Concludo queste brevi note ricordando che, volendo acquistare la versione Pro di Lightworks, sul sito di Lightworks è possibile digitare questo codice che vedete per ottenere il 50% di sconto. Bene, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro di avere grandi soddisfazioni nell'utilizzo di questo straordinario programma.